siamo a Gallipoli, nel centro storico, nella Biblioteca Comunale di Sant'Angelo. Questa biblioteca è uno dei beni attrattori del SAC Salento di Mare di Pietre. L'edificio nel quale ci troviamo è la biblioteca comunale ed era l'ex oratorio dell'Immacolata dei Nobili, risalente alla prima metà del 1700. L'edificio è caratterizzato da una navata unica, le pareti sono interamente rivestite da stucchi e si aprono quattro nicchie all'interno delle quali sono ospitate le statue di re biblici e profeti. La maggior parte dell'arredo liturgico invece è stato trasferito nella chiesa di San Francesco d'Assisi e la tela dell'Assunta dipinta dal De Mura invece è stata trasferita nel Museo Diocesano. Nelle diverse scaffalature possiamo ammirare tutti i volumi derivanti dalle diverse donazioni che sono state fatte alla città. La prima risale al 1823, una donazione fatta dal canonico Carmine Fontò, che donò con un atto pubblico alla sua città i suoi 2800 volumi. A queste donazioni si sono poi andate ad unire quella di Bartolomeo Ravenna, che donò la sua biblioteca privata, composta da volumi di interesse storico, artistico, scientifico e letterario. Nel 1987 tutti questi volumi sono stati spostati nell'attuale sede, perché prima erano conservati nel Museo Civico, e qui hanno trovato anche sistemazione tutti i volumi provenienti dalla soppressione dei diversi ordini, dei conventi dei Domenicani, dei Cappuccini, dei Francescani. Si ritrovano quindi manoscritti, incunaboli, cinquecentine, seicentine. E di particolare rilievo sono la Voce degli Oli, contenente documenti e manoscritti relativi al commercio dell'olio lampante, il fulcro dell'economia di Gallipoli per oltre due secoli, e il Libro Rosso di Gallipoli, contenente invece tutti i privilegi reali che sono stati concessi alla città. Attualmente il luogo viene gestito dall'associazione AMART, un'associazione culturale che si occupa della valorizzazione dei luoghi di cultura qui nel centro di Gallipoli, quindi il Museo Civico, la Galleria Coppola, il Teatro Garibaldi. In particolare la biblioteca è un punto di riferimento per la conoscenza della cultura salentina, ma anche appunto sede di questo vasto patrimonio. Pertanto qui all'interno vengono organizzate diverse manifestazioni, quali convegni, mostre, delle letture animate, laboratori didattici, in particolare gestiti appunto proprio dall'associazione AMART, sia per le scolaresche ma anche per i bambini a partire appunto sin dai più piccoli.